Ciao a tutti! Allora, finalmente un nuovo tutorial. Questo progetto mi era stato richiesto tempo fa perché avevo pubblicato una foto su Facebook dove appunto vi facevo vedere questo modulo qui che ho chiamato Ursula. E solo che non mi ha mai convinto, diciamo, come altri progetti che invece vi ho fatto vedere, e quindi ho aspettato un po' a registrare il video. Però mi avete convinta perché comunque me l'avete richiesto in tantissime, per cui ho deciso di girarlo ed è un po' il mio regalo per Pasqua, visto che oggi è Venerdì Santo. Quindi, sostanzialmente si tratta di un'incastonatura realizzata con l'etila. Vedete? E sul retro in semplice tecnica netted, che devo dire in questo periodo mi sta piacendo tantissimo, perché permette appunto di incastonare in maniera molto molto veloce vari tipi di cabochon. In questo caso io ho utilizzato un ovale in pasta di turchese e i millimetri sono di questo cabochon qui 12x16. Vedete, bombato sopra e invece sul retro è piatto. In realtà la lavorazione si adatta bene anche a cabochon ovali più grandicelli 18x13, come in questo caso. Comunque sia, è un'incastonatura che va benissimo per qualsiasi tipo di cabochon, quindi potete adattarla semplicemente aumentando il numero di tile iniziali. In questo caso sono 7. Quindi vi faccio vedere poi gli altri materiali che ci serviranno, oltre l'etila, in questo caso appunto ripeto ne servono 7, poi il nostro cabochon, poi serviranno per decorare delle perle da 4 o 5 mm e una piccola daga oppure una goccia, rocaille in tre misure, 11-0, io le utilizzo turchesi, 8-0 io le utilizzo nere e 15-0 sempre nere. Cominciamo allora la lavorazione. Dobbiamo infilare sul nostro ago 7 tila alternate da 7 rocaille 11-0, rientrare in tutte le perline, fare un nodino finché riusciamo a uscire dal foro superiore di una delle 7 tila. A questo punto infiliamo 2 rocaille 11-0 e rientriamo nella tila seguente, sempre nel foro praticamente superiore. Quello libero in sostanza. Ecco qua. E adesso andremo a fare tutto il perimetro in questo modo, quindi infilando sempre nello spazio 2 rocaille 11-0. In maniera molto semplice e tirando molto bene il filo, perché poi questa lavorazione quindi si bomberà. E andrà e poi potremo posizionare il cabochon in questo modo. Dopodiché andremo a lavorare il retro in tecnica netted. Quindi ci rivediamo qui a passaggio completo. Fatto. A questo punto infiliamo sul lago questa sequenza di perline, 5 rocaille 15-0. Stiamo uscendo da questa perlina qui, rocaille, quindi la seconda, quella subito prima della tila, andiamo a riempire sostanzialmente a fare un archetto sopra la tila. Quindi al posto che rientrare nella tila seguente, rientriamo nella coppia di perline 11-0 subito dopo. Ed ecco qui. Le nostre 5 perline sono posizionate. Facciamo la stessa cosa per tutto quanto il giro. Fatto questo passaggio, infiliamo sul lago una rocaille 15-0, una rocaille 8-0, un'altra rocaille 15-0. Dobbiamo uscire dalla perlina centrale del gruppetto da 5, quindi la terza, e rientrare sempre nella terza perlina del gruppetto seguente. E tiriamo il nostro filo. Ecco che le perline si saranno posizionate. Continuiamo così per tutto il giro. Qui ho infilato il mio cabochon all'interno. Se volete potete farlo anche prima di questo penultimo passaggio. Adesso siamo pronti per rifinire tutto. Quindi basta uscire da una delle rocaille 8-0, prendere
un'altra rocaille, aiuto, l'ho persa, rocaille 8-0 sul lago e inserirsi nella rocaille 8-0 seguente, tirando bene il filo. Ecco qui. Ripeto l'operazione, prendo la mia 8-0 e mi infilo nell'8-0 seguente. E faccio così fino a colmare. Ecco qui, come vedete io ho incastonato, praticamente basta ripassare poi più volte nelle ultime perline rocaille 8-0 per fare in modo che la lavorazione sia bella rigida e compatta. Magari fate anche un nodino, dopodiché la lavorazione sul retro è terminata. Quindi camminate nelle perline fino a uscire dal foro superiore di una tila. E vedete, dovremo fare come in questo caso. Dovremo inserire una rocaille 15-0, quindi uscendo dalla tila prendiamo una rocaille 15-0 e ci inseriamo nella tila successiva saltando la rocaille 11-0 che c'è in mezzo e cerchiamo di far posizionare questa rocaille verso l'interno. Poi non vi preoccupate perché nel giro seguente andremo a stringere il tutto. In pratica dovremo ottenere questo, quindi fare questa sorta di incastonatura proprio più stretta con le rocaille 15-0 che delimiti proprio tutto il centro. Quindi continuate così fino a completare. Una volta effettuato anche questo passaggio, siamo pronti per infilare 4 rocaille sempre 15-0 uscendo da una delle 15-0 che abbiamo appena inserito, quindi io sto uscendo da questa qui, per cui mi infilo in questa, quella seguente, e tiro bene il filo cercando di far portare tutte le perline verso l'interno sempre della lavorazione. Ecco qua, così. Di nuovo infilo 4 rocaille 15-0 e mi infilo nella rocaille sporgente 15-0 successiva. Ecco qua. Continuate così per tutto il giro, dopodiché ripassate all'interno di tutte le perline per stringere bene la lavorazione e potremo procedere con la decorazione esterna qui. A questo punto cominciamo con la lavorazione esterna, dobbiamo uscire dal foro inferiore di una delle tila e inserire, come ho fatto qua, una rocaille 8-0 tra una tila e l'altra. Quindi prendo la mia rocaille 8-0 e mi infilo solo nel foro inferiore della tila ed esco. Ed ecco qua che la mia rocaille 8-0 si posiziona. Fate così per tutto quanto il giro, quindi dovete inserire in tutto 7 rocaille 8-0. Una volta fatto anche questo passaggio, usciamo da una delle rocaille 8-0 che abbiamo appena inserito e inseriamo questa sequenza. Rocaille 8-0, perla da 4 mm o anche 5 e di nuovo rocaille 8-0 e ci infiliamo direttamente nella rocaille 8-0 successiva. Ed ecco qua. E continuate così per tutto quanto il giro. Siamo agli ultimi passaggi, praticamente dovremo riempire gli spazi tra le rocaille 8-0 per dare la determinata forma all'orecchino, quindi faremo sostanzialmente dei picot, faremo qua in alto, vedete l'orecchino sarà disposto in questo senso, in alto qui faremo il cappietto per la monachella, mentre qui sotto faremo appunto il nostro piccolo pendente con la daga. Allora partiamo proprio da qui perché i picot saranno diversi a seconda di dove sono posizionati. Quindi qui così dobbiamo fare il pendente in fondo, quindi usciamo da questa perla e inseriamo una rocaille 8-0, una rocaille 11-0, una 15 e la nostra daga. E di nuovo ripetiamo la sequenza, quindi al contrario 15-0, 11-0 e 8-0 e ci infiliamo direttamente nella perla successiva ed ecco qui il nostro pendente è fatto. Poi adesso cosa facciamo? Facciamo un piccolo picot, entriamo nella rocaille 8-0 subito dopo la perla, solamente nella prima, quindi dobbiamo uscire da qui e inseriamo
una 11 0, una 15 e una 11. E rientriamo nella 8 0 che c'è subito prima della perla, nella perla e nella 8 0 successiva. Il primo picco è fatto, eccolo qui. Poi, altro riempimento, diciamo, andrà a diminuire. In sostanza qui infiliamo 3 perline, in questo spazio ne infiliamo 2 e in questo spazio una sola. Quindi di nuovo qui così inseriremo 2 11 0. Rientriamo nell'8 0 subito prima della perla, nella perla e nell'8 0 seguente. E tiriamo il filo. Qui così inseriamo solamente una 11 0. E rientriamo nell'8 0 subito prima della perla. E anche in quella, no, solamente nell'8 0 prima della perla, perché dobbiamo fare il cappietto, quindi sopra questa perla inseriamo, dunque qui ne ho inserite 8, 8 rocaille, 15 0. Ecco qua, e mi infilo nell'8-0 seguente, che c'è subito dopo la perla. A questo punto ripetete le operazioni come da questa parte. Ecco qua, ho fatto anche l'altra parte proprio simmetrica dell'orecchino e sono ripassata in tutte le perline più volte, soprattutto nel cappietto, e viene a ripassare almeno due volte per renderlo bello, rigido e resistente. A questo punto potete montare gli orecchini, adesso li monto come avevo in mente e vi faccio vedere appunto gli orecchini terminati. Qua i miei orecchini Ursula terminati. Come vedete ho deciso di applicare questo tipo di monachella, quindi a perno e con un piccolo anellino. All'inizio avevo pensato di inserire anche un mezzo cristallo, questo qui, perché mi piaceva molto come colori, ma in realtà ho visto che appesantiva troppo l'orecchino, quindi secondo me stanno bene così, perché comunque sono già abbastanza grandi, hanno la forma allungata, e inserire un altro elemento sopra sembra che non c'entra niente, insomma, quindi li ho tenuti così. Devo dire che vederli insieme mi dispiacciono già molto di meno, anzi mi piacciono parecchio, quindi nulla, provate a rifarli anche voi. Io penso che utilizzerò questo tipo di incastonatura per fare anche un ciondolo in abbinato con un capuchon magari invece tondo, non ovale, e per qualsiasi problema o informazione non fate altro che lasciarmi un commento qui sotto. A presto, ciao!